SPS Italia, siamo allo stand di Garnet Italia. Garnet Italia è un'azienda di Concorezzo, provincia di Monza e Brianza, prossima al ventennale. Alla mia sinistra c'è il direttore vendite, il signor Rosario Castelli. Signor Castelli, buongiorno. Buongiorno. Garnet Italia distribuisce che cosa? Distribuisce prodotti per il settore dell'automazione. Abbiamo diversi brand che importiamo dall'estero e che quindi distribuiamo nel mercato italiano in esclusiva. Moltissime delle società con cui noi lavoriamo sono in esclusiva. Il target della vostra clientela? Sono i costruttori OEM, direi un po' in tutti i settori del mercato, perché col range di prodotti di cui disponiamo possiamo tranquillamente annoverarci di poter proporre diverse tipologie di soluzione in funzione dell'esigenza del cliente. A SPS avete presentato novità? Quest'anno presentiamo alcune novità sempre legate all'ambito del motore e degli azionamenti. Quest'anno direi la novità è il prodotto con EtherCAT, quindi un azionamento che utilizza come basticampo l'EtherCAT, che direi uno dei bus che sta prendendo molto piede nell'ambito del settore del packaging. E in questo caso sono motori e azionamenti passo passo, pilotati in maniera vettoriale, che dialogano con un master EtherCAT in questo caso. Abbiamo poi altre tipologie di prodotto, tra cui viti a ricircolo di sfere, azionamenti per motori brushless. Un altro prodotto appunto importante per noi è Tamagawa, e quest'anno presentiamo la nuova linea di azionamenti e di motori brushless che possono poi utilizzare come trasduttore sia l'encoder incrementale che l'encoder assoluto o il resolver. Partecipate ad altri eventi del settore? Nel settore del, diciamo, abbiamo fatto MC4, faremo delle fiere, una fiera a settembre a Pordenone per quanto riguarda i magneti. Abbiamo fatto Progetto Fuoco, che è un'altra fiera nel settore del riscaldamento della biomassa, e in quel caso abbiamo proposto prodotti inerenti proprio a quel mercato specifico. Allora buon lavoro, grazie. Grazie. Arrivederci. Thank you.